sito del corso, dove si trova? Si parte dalla pagina della facoltà, si va sulla mia pagina e alla fine, cioè gli insegnamenti, ci sono i link, adesso sono ancora Economia Internazionale 2011 ed Economia Politica 2011, più tardi di aggiorno, comunque si rimanda sempre allo stesso sito, dove troverete tutto il materiale necessario. Se la nostra rete d'Ateneo ce la fa, la vedo che fatica, dove troverete tutto il materiale necessario a seguire le lezioni. Le uniche fonti ufficiali che voi avete per le notizie, vale a dire quando l'esonero, quando ricevo, come funziona l'esonero, i voti che avete preso, queste informazioni e tutte le informazioni soltanto sul sito del corso. Poi i materiali, se ve li girate, ve li passate, a me non interessa niente, li metto lì e ci fate quello che vi pare, però tutto quello che c'è sul sito è l'unica verità, in termini di come si fa l'esame, di quanto avete preso, di quanto ricevo, eccetera, eccetera. Allora, questo è il sito del corso e qua trovate giorno per giorno i post relativi alla vostra lezione. Chiaramente lo dividete con economia politica e quindi trovate i file, audio e video, dipende che riusciamo a fare. Qua di lato trovate i programmi, chi non li ha li trova qui, programma di economia internazionale, qua, questo vale, punto. Dove scoprite dove sono le esercitazioni? Qua sopra. Dove scoprite a che ora vi sposto la lezione perché ho la febbre, qua sopra o sul sito di Scienze Politiche. Basta, tutto il resto non conta. Basta, non ho altro da dirvi sul sito. Allora, vediamo un po' se questa cosa funziona. Non mi ricordo come funziona, però ci proviamo. È dritto? Quindi volevo semplicemente girare io, fare così. No, questo non mi serve a niente. Ah, qua. Ok. Allora, queste cose che io cerco, scusate la capoccia, ma non la posso togliere, queste cose che io utilizzo per, questi file che io utilizzo per spiegarvi quanto dovreste sapere durante l'esonero, verranno trasformati in PDF e verranno messi sul sito del corso. Ok? Quindi se non avete la frenesia di prendere appunti, ve li ritrovate lì. Chiaramente la mia scrittura non è un granché, la vedrete, un po' perché scrivo su questo coso, un po' perché non è mai stato un granché, quindi magari se delle cose non sono scritte benissimo, voi due cosette accanto scrivetele così vi rimangono. Però queste cose qui le trovate sul sito. Allora, partiamo finalmente con la lezione 1 e oggi è il 5 marzo, 5 marzo del 2012, chiamo 12 così centro. Allora ragazzi, di che cosa parliamo nel primo modulo? Che cosa dobbiamo discutere insieme per arrivare a fare un esonero decente? Perché il nostro scopo è solo questo, ok? Lo scopo principale che abbiamo qui è capire quello che ci diciamo in modo da arrivare all'esonero tranquilli, sereni e essere in grado di rispondere alle domande che se abbiamo lo stesso livello di comprensione sulla cosa per voi saranno banali. Quindi lo scopo è questo. Allora, la prima parte si occupa di commercio internazionale. L'idea è capire come mai nel mondo reale che osserviamo il commercio internazionale ha preso così piede
fra le economie sviluppate e meno sviluppate che conosciamo negli ultimi 40-50 anni. Cerchiamo di spiegarci perché per un paese può essere vantaggioso commerciare con un altro paese o con un gruppo di altri paesi. Per far questo noi utilizzeremo le stesse tecniche che voi avete utilizzato ad economia politica. Vale a dire, noi ci semplificheremo la vita da morire, ridurremo il nostro mondo esterno in un mondo molto semplice, dove abbiamo invece di N paesi, soltanto due paesi che commerciano fra di loro, dove all'inizio invece di considerare tutte le frizioni che conosciamo nell'ambito del commercio internazionale, consideriamo un mondo perfetto in cui i mercati non hanno frizioni e quindi ci troveremo in concorrenza perfetta all'inizio. Come avete fatto l'economia politica? Avete parlato di consumatore e produttore all'inizio e il mondo era perfetto. C'erano no N consumatori, giusto? C'era un consumatore rappresentativo. Non c'erano N imprese, ma c'era un'impresa rappresentativa. Si facevano i loro conti, ottimizzavano la loro funzione di utilità o la loro funzione di produzione e poi sul mercato si incontravano con domanda e offerta. Ok? Noi faremo la stessa cosa. Due paesi si guarderanno al loro interno per capire se sono bravi o meno a produrre qualcosa, e si faranno i loro conti, ottimizzeranno la loro funzione di utilità di benessere sociale e a quel punto andranno sul mercato per incontrarsi e vedere se possono ottenere un'utilità maggiore. D'accordo? Allora, la base è questa. E ora, chiaramente questa è la parte teorica. Noi su questo impianto faremo degli esercizi, cercheremo di capire perché e per come effettivamente nell'ambito del nostro modello due paesi decidono di produrre qualcosa e poi rivenderlo sul mercato internazionale. Lo vedremo non solo teoricamente ma anche in numeri. Per partire però vorrei parlarvi di una teoria che è una delle teorie più classiche e recenti per spiegare il commercio internazionale. La teoria si chiama il modello gravitazionale del commercio internazionale. Allora, come nasce questa teoria? Nasce dall'osservazione della realtà economica che ci circonda negli ultimi 40 anni. Sostanzialmente, osservando i dati reali, e questa è una cosa che gli economisti al 90% tendono a fare, osservando i dati reali di commercio internazionale fra i paesi, si riscontrano delle evidenze che in gergo si chiamano evidenze empiriche. Queste evidenze empiriche è che le caratteristiche di un paese influenzano il suo ruolo nell'ambito del commercio internazionale e sono caratteristiche assimilabili alla grandezza del paese, sia in senso economico, prettamente direi in senso economico, ma anche in termini di popolazione. Sostanzialmente, se noi osserviamo i flussi di commercio internazionale, c'è una evidenza empirica che paesi più grandi da un punto di vista economico e da un punto di vista delle popolazioni tendono a commerciare di più fra di loro. E questa tendenza è accentuata o è diminuita da caratteristiche geografiche o culturali dei paesi.
Vale a dire, se i paesi sono vicini, fisicamente vicini, in termini di distanza, questa tendenza a commerciare è accentuata. Se i paesi sono lontani fisicamente, questa tendenza diminuisce. La stessa cosa vale per le caratteristiche culturali dei paesi. Se i paesi sono vicini culturalmente, per ragioni storiche o per ragioni prettamente appunto culturali, tendono a commerciare di più. Se i paesi sono lontani, tendono a commerciare di meno. Quindi la lingua comune influenza il commercio. Avere la lingua comune è un fattore esplicativo per il maggior commercio fra paesi, date tutte le altre variabili. Quanti di voi hanno già fatto con successo statistica? Vabbè, insomma, una buona parte. Quanti di voi la stanno facendo invece quest'anno? Beh, non tantissimi, ottimo. Poi non avete neanche l'esonero a statistica quest'anno, quindi vi concentrate solo su di me. Scusate, mi levo la giacca perché sto morendo di caldo. Sostanzialmente questo modello che vi sto raccontando ha come base empirica delle regressioni che voi avete visto o vedrete a statistica. Vale a dire, io cerco di spiegare la regressione che cosa fa? Cerca di spiegare una variabile in funzione di altre, no? Questo avete imparato voi a statistica. Oddio, non solo questo, però una delle cose più importanti è questa. Allora, il commercio internazionale spiegato secondo il modello gravitazionale utilizza queste tecniche. Semplicemente dico, io cerco di spiegare T, che è il commercio fra paese I e paese J, tra paese A e paese B, come una funzione di determinate variabili. E quindi che cosa utilizzo? Utilizzo una regressione. Quindi T cerco di spiegarla con un alfa, che è una costante, che è un valore comune, più un beta per un certo valore, lo chiamo Y io, che si riferisce al paese I. Perché lo chiamo Y? Perché vi ho detto una delle variabili che ci interessa è la grandezza economica del paese. E allora che cosa utilizzo? Cosa abbiamo imparato a macroeconomia? La grandezza economica del paese si misura con, aiutatemi perché io mi stanco a fare lezione, il prodotto interno lordo indicato in tutti i testi di macroeconomia con Y. Quindi funzione del commercio internazionale, funzione del prodotto interno lordo del paese I, ma funzione anche del prodotto interno lordo del paese J. Chiamiamolo beta 1, beta 2, YJ. Perché cosa abbiamo detto? La distanza è importante. Quindi ce ne mettiamo un'altra, più beta 3, distanza tra I e J, più tutti quelli che ci siamo detti, i fattori culturali, eccetera, eccetera. E poi noi ci hanno insegnato che quando si fa la regressione non riusciamo a spiegare tutta la variabilità della variabile dipendente e quindi c'è un errore, l'errore epsilon distribuito normalmente che vi permette di utilizzare i minimi quadrati per stimare questa regressione. Che vuol dire? Che noi siamo in grado di andare nel mondo reale e vedere se effettivamente quello che ci stiamo dicendo a parole, siamo in grado di stimarlo, di capire se è così. E quindi che cosa ci aspettiamo? Ci aspettiamo dei segni per questo beta 1, beta 2 e beta 3. Che cosa abbiamo detto? Ci aspettiamo che a parità di altre condizioni, quindi mettendo allo stesso livello tutte le altre variabili,
indipendenti che stanno quindi alla destra della nostra regressione, il primo coefficiente beta del reddito o del prodotto interno lordo del paese sarà positivo o negativo? Secondo la nostra teoria, positivo. Io faccio domande stupide, ragazzi, eh? Quindi voi mi rispondete anche se pensate che la risposta sia ovvia. Faccio domande stupide così parliamo, che già siete tanti, se no vi perdo. D'accordo? Allora, il primo chiaramente ce lo aspettiamo positivo, come ci aspettiamo positivo il secondo, mentre il terzo ce lo aspettiamo negativo, e così via. Allora, troviamo un link fra la nostra teoria e i dati reali. Andiamo a vedere se la nostra teoria ha un senso per quello che osserviamo sui dati reali. Ok? Mi dica. Certo. Tanto scrivo qua che ce li aspettiamo positivi e qua ce li aspettiamo negativi. Ok? Quindi tutte le variabili di reddito ce le aspettiamo positive, tutte le variabili di stanza negative. Il vostro collega mi dice che cosa sono le sigle, le lettere che mettiamo qui. Le lettere sono convenzioni, ragazzi. Io ci posso mettere T e ci metto T perché il vostro libro mette T. Ci posso mettere A, B, C, D, non me ne frega niente. È soltanto una convenzione che noi utilizziamo per indicare qualcosa. Allora quella T indica il livello o i flussi di commercio internazionale. Perché ci metto T? Perché il libro è scritto da un americano e T sta per trade. Ok? I flussi di commercio per definizione sono fra due paesi. Allora, il pedice I e J semplicemente mi indica due generici paesi. Io là sotto ci posso scrivere invece che I e J, Stati Uniti e Italia, Stati Uniti e Cina, la stessa cosa. È un indicatore generico per dire quel livello di flussi di commercio si riferisce ai paesi I e ai paesi J, al paese I e al paese J. Ok? IJ, quindi sono i paesi che analizziamo. Alfa, la prima, che cos'è? È la costante della regressione, cioè il valore che noi mettiamo comune e non dipendente da variabili per spiegare il commercio internazionale. Beta, che moltiplica YI, che cos'è? YI è il reddito del paese o il prodotto interno lordo del paese. E chiaramente il pedice ci dice a quale paese sto facendo riferimento, mentre beta è semplicemente il coefficiente che io vado a stimare in quella regressione. E quindi YJ non ve lo devo spiegare, DIJ non ve lo devo spiegare perché la distanza tra i paesi I e J. Infine abbiamo detto che essendo un modello che semplifica la realtà e che quindi non può tener conto di tutte le variabili che effettivamente poi vanno a spiegare il commercio internazionale, quando andiamo a fare la nostra stima utilizzando quello che il professor Lagona ci ha insegnato a statistica, abbiamo bisogno di utilizzare nel più semplice dei casi un metodo che si chiama dei minimi quadrati e che presuppone che tutto quello che non riusciamo a spiegare con le nostre variabili finisce in un errore epsilon, e questo epsilon ha determinate caratteristiche distributive. Quindi normale, con media zero, avete sicuramente imparato. Ok?
Questa, come vi dicevo, è una delle teorie classiche del commercio internazionale, classiche, ma una delle teorie relativamente recenti. Lo studio del commercio internazionale parte da quasi 1700, 1700 qualcosa all'inizio. Facciamo riferimento ad Adam Smith, a Ricardo. Non sono io che vi insegno questa excursus storico-economico, ma c'è un bel corso di storia del pensiero economico che, se volete, potete fare. Però a quei padri dell'economia facciamo riferimento quando iniziamo a raccontarci perché due paesi commerciano. E allora il primo riferimento che facciamo è al modello di Ricardo. Il modello di Ricardo è basato sul concetto di vantaggio comparato. Certo. Eh sì, allora lei pensi alla realtà, no? E pensiamo a... anzi, partiamo dalla teoria. La teoria ci dice che due paesi commerciano di più, a parità di altre condizioni, se la loro grandezza economica è maggiore. Io posso avere triangolazioni diverse, posso avere Stati Uniti e Cina, due grandezze economiche rilevanti, posso avere Stati Uniti e Bulgaria. Sicuramente Bulgaria in termini di grandezza economica è inferiore alla Cina. Quando vado a analizzare le due diverse triangolazioni, anzi le due diverse coppie, perché non sto triangolando, chiaramente il reddito degli Stati Uniti entra nella nostra teoria allo stesso modo, cioè la grandezza degli Stati Uniti è la stessa se noi consideriamo come partner la Cina o la Bulgaria. E quindi se cresce nel tempo la grandezza economica degli Stati Uniti, tenendo uguale tutto il resto, secondo la nostra teoria cresce anche il commercio internazionale tra gli Stati Uniti e il paese con cui sto facendo la mia analisi di coppia. E che cosa mi indica quindi il coefficiente che ho sul reddito o il prodotto interno lordo degli Stati Uniti? Mi indica di quanto aumenta il commercio fra Stati Uniti e l'altro paese, tenendo fermo tutto il resto. Per questo li tengo separati. In quel caso sto tenendo fermo tutte le altre regressori. E quindi ho bisogno di separarli perché così riesco a cogliere l'apporto di tutti e due i paesi. Se avessi una somma dei due prodotti interni lordi, non sarei in grado di sapere quanta parte deriva dalla crescita economica degli Stati Uniti e dalla crescita economica dell'altro paese. Non sono in grado di separare gli effetti. Non la guardo in faccia perché c'ho sta luce che non mi aiuta, però... Ha capito? Che non riesco a capire dalla sua faccia se ha capito. Ok? Allora, che dicevamo? Modello di Ricardo, vantaggio comparato. Allora, siccome vi ho detto che se perdete una lezione non c'è problema perché tutto quello che faccio è sul libro. All'inizio io a lezione userò gli stessi esempi del libro, in termini di raccontino che il libro vi fa per spiegarvi il vantaggio comparato, di numeri. Poi chiaramente ve ne faccio uno in più per aggiustarvi un po' i numeri, a lezione vedrete altre cose, però di base partiamo dagli esempi del libro, che quindi mi devo andare a guardare perché non mi ricordo in termini di numeri. Allora,
Vantaggio comparato. Che cos'è il vantaggio comparato? Concettualmente, il vantaggio comparato mi permette di esprimere il valore della produzione di un bene rispetto alla produzione di un altro bene. Allora, quando noi andiamo a analizzare un modello economico, iniziamo con delle ipotesi, ok? E poi arriviamo a una definizione. Vantaggio comparato, e utilizziamo questa definizione per cercare di dare una spiegazione plausibile alla nostra evidenza empirica. Perché i paesi commerciano tra di loro? Questa è la risposta che vogliamo dare. C'è un'evidenza empirica che ci dice, affacciamoci alla finestra, la guardiamo, ci dice che i paesi commerciano tra di loro. Siamo curiosi come economisti e vogliamo capire il perché. Allora iniziamo a fare una serie di ipotesi per costruire il nostro modello. Allora abbiamo detto si fanno ipotesi che ci semplificano la vita. Il nostro mondo è a due paesi. Il libro ci racconta che i due paesi sono Stati Uniti, nel primo esempio, e Sud America. Il libro non ce lo dice, ma che cosa sta raccontandoci quando ci introduce il vantaggio comparato? Ci sta raccontando che siamo in un mondo perfetto, senza barriere fra questi due paesi, che non ci sono costi di trasporto una volta che i due paesi decidono se è conveniente o meno commerciare tra di loro e che i due paesi non hanno intenzione di porre dazi o sussidi alla loro produzione. Quindi il mondo perfetto. Ok? La prima semplificazione, le prime due semplificazioni sono abbastanza ragionevoli. Adesso per arrivare all'esempio facciamo un'ulteriore semplificazione. Produco in questa economia soltanto due beni. Ok? Quindi la mia economia si basa sulla produzione e sul consumo di esclusivamente due beni. E anche se non è esplicitato immediatamente, ma verrà esplicitato più avanti, abbiamo un fattore unico di produzione all'inizio. Quindi, ulteriore semplificazione. Questa non la vedete, vero? Ditemelo però, Fermatemi. Capirai. È alquanto indifferente se io l'abbasso, credo, vero? Sta sotto la cattedra, giusto? Bisognerebbe andare? Devo tirare sull'immagine, dice, ma non so come si fa. Sì, infatti tiro giù la pagina e lui si alza. Meglio? Allora, due paesi, Stati Uniti e Sud America, concorrenza perfetta, due beni, un fattore di produzione. Siamo in grado di osservare e conoscere la produzione. Gli Stati Uniti, e vi metto la stessa, gli stessi numeri del libro, li mettiamo sull'asse verticale USA e Sud America,
e la produzione, che nell'esempio è personal computer e rose, c'è un motivo perché gli americani scelgono personal computer e le rose, soprattutto se si è economisti. Il motivo è che personal computer, sti poveri economisti, stanno sempre davanti al computer, la prima cosa che vedono quando scrivono è quello, ah, ce lo metto nell'esempio. Le rose perché c'è questo mito negli Stati Uniti del San Valentino, che sembra una cosa che devi festeggiare per forza. E quindi apparentemente una delle cose più interessanti all'inizio della carriera degli economisti negli Stati Uniti è studiare il picco di domanda che c'è di rose sotto San Valentino. Ognuno ha le sue manie come paese, quindi noi ci teniamo le nostre e loro si tengono le loro. Comunque la produzione, come abbiamo detto, è di due beni e un fattore produttivo. Che cosa posso fare? Posso semplificarmi la mia analisi e dire, vabbè, gli Stati Uniti, che cosa possono fare? Possono utilizzare tutto il loro fattore produttivo nella produzione di personal computer o possono utilizzare tutto il loro fattore produttivo nella produzione, coltivazione e produzione di rose. Ok? Quindi osservo il mondo dall'alto e mi rendo conto che se gli Stati Uniti impiegano tutto il loro fattore produttivo nella produzione dei PC, riescono in un determinato arco temporale su cui ci possiamo mettere d'accordo, un giorno, un mese, un anno, ma è quello che noi utilizziamo per la nostra analisi, quindi è indifferente l'arco temporale, riescono a produrre 100.000, dice 100.000, sì. 100.000 computer, mentre se spostano la produzione sulle rose riescono a produrre 10 milioni di rose. Stesso ragionamento lo facciamo nel Sud America. Nel Sud America, se impieghiamo tutta la nostra produzione in computer, siamo in grado di farne 30.000. Se invece ci concentriamo nella produzione di rose, sempre 10 milioni siamo in grado di farne. E partiamo da qui ad analizzare questo mondo che rispetto all'economia politica adesso non guarda solo al mercato, ma inizia a guardare a tutte e due. Ok? E quindi pensiamo all'insieme delle possibili produzioni dei due paesi. La cosa più semplice che possiamo fare, senza introdurre nessun concetto per adesso, è cercare di riorganizzare la produzione in maniera che i due paesi vadano a produrre una delle due cose. Ok? Se io faccio produrre tutti i personal computer agli Stati Uniti e faccio produrre tutte le rose al Sud America, che cosa accade alla mia produzione totale? Che cosa accade? Allora, è massima, non lo so. Intanto vediamo che cosa accade. Quanti computer producono negli Stati Uniti? 100.000. Banale. Quante rose perdo nella mia produzione? 10 milioni. Stesso ragionamento nel Sud America. Perdo 30.000 computer. Guadagno 10 milioni di rose, ok? Vado a tirare le somme, non guardo più a un paese, ragazzi, guardo all'insieme della produzione, vado a tirare le somme e banalmente vedo che lasciando
specializzare i paesi in una delle due produzioni, ottengo un surplus di 70.000 computer a parità di rose. Ok? Da che cosa deriva questo guadagno che ho nell'insieme? Dal vantaggio comparato. Ok? Allora, il vantaggio comparato che cos'è? Il vantaggio comparato ci indica il costo di un bene prodotto in termini dell'altro bene. Ok? Quindi a quante rose devo rinunciare per ottenere la produzione di un personal computer, il vantaggio comparato del personal computer. Ok? Perché lo chiamo vantaggio comparato? Perché lo vado a valutare rispetto alla stessa grandezza che ho nell'altro paese. Ok? Allora, guardiamolo in questo esempio. Quanto mi costa? Che esempio fa il libro? Lo fa sulle rose. Quanto mi costa produrre rose rispetto alla produzione di PC in Sud America? Per ottenere un extra PC, quante rose devo buttare? Questo devo andare a calcolare, ragazzi, questo devo avere in mente, eh? Facciamola su, cioè è abbastanza banale perché io già ve l'ho fatto questo conto. Ve l'ho fatto prima quando vi ho detto sposto tutto da una parte o dall'altra. Ok? Quindi concettualmente semplicemente devo decidere dove andare a produrre e il rapporto fra le mie due produzioni è quello che mi dà quanto mi costa produrre un bene in termini dell'altro bene. Ok? Se produco una rosa in più, o se ne produco 30.000 rose in più, o se ne produco 10 milioni di rose in più, quanti computer devo buttare? Voglio ottenere 10 milioni di rose in più in Sud America. Quanti computer butto? Mila sono i computer che butto. 10 milioni sono le rose che ottengo. Ok? Costo opportunità delle rose in termini di computer. Sto buttando 30.000 computer, sto ottenendo 10 milioni di rose. Cosa faccio negli Stati Uniti? La stessa cosa. Ok? Sto buttando 100.000 computer per ottenere 10 milioni di rose. Ok? Chi è più grande? Eh? Dei due, è più grande A o B? Ok? Sto comparando i due costi in termini di computer delle rose. Ok? Uno dei due paesi ha un costo minore, ci dice ha un vantaggio comparato in quel bene, perché perde relativamente di meno. Notate bene che la produzione non è importante, ragazzi, eh? Se noi guardiamo i due paesi, è evidente che la capacità produttiva degli Stati Uniti è migliore della capacità produttiva del Sud America nel nostro esempio. Questo non conta. Non conta perché noi abbiamo di fronte un rapporto e non ci interessa la parte assoluta della capacità produttiva, ma ci interessa la parte relativa. Ok? Quindi, che cosa vado a fare io?
vado a calcolare il costo opportunità delle rose in termini di personal computer, lo vado a fare nei due paesi e mi rendo conto che il costo opportunità nel Sud America delle rose in termini di personal computer abbiamo detto essere uguale a 30.000 su 10 milioni ed essere minore del costo opportunità negli Stati Uniti delle rose in termini di personal computer che è uguale a 100.000 su 10 milioni. Ok? Allora, prima di andare a generalizzare questo concetto, costo opportunità, vantaggio comparato, è chiaro? Al 100%? Voi non avete idea, arrivo subito, di quanti vostri colleghi hanno buttato l'esonero perché questo concetto che può sembrare semplice non è chiaro al 100%. Quindi se non è chiaro, ripetetelo, ripetiamolo, pensiamoci insieme, anche se le domande pensate siano sciocche, fatele, perché questo è uno dei problemi, adesso vi faccio vedere proprio qual è il problema principale che c'è all'inizio, perché questo è importantissimo, mi dica. Certamente. Ok? Ci siamo? Allora, mi dica. Bravo, questo è il primo problema che avete quando fate il calcolo del costo opportunità e del vantaggio comparato. Che cosa sono queste? Quantità, non sono prezzi. Allora, uno degli errori più comuni che noi ci ritroviamo di fronte negli esoneri è la confusione che si fa fra quantità e prezzi. Ok? La cosa più semplice per evitare questo errore è immaginatevi che i grafici classici che fate, no, sono YX, avete fatto, e normalmente sull'asse delle Y che cosa mettete? Prezzo. Sull'asse delle X mettete la quantità. Ma noi guardiamo al prezzo, quello che ci interessa è il prezzo. Allora, quando andiamo a calcolare un concetto che è molto simile, ma che possiamo fare da un punto di vista dell'equilibrio economico, sia utilizzando i prezzi che utilizzando le quantità, bisogna fare attenzione che passando da uno all'altro, dobbiamo invertire il rapporto. Ok? Perché come sono descritte le nostre funzioni è prezzo in funzione di quantità. Se vogliamo avere quantità dobbiamo portarlo dall'altra parte. Qui abbiamo a che fare con delle quantità e quindi nonostante io abbia rose su PC, per calcolare il costo opportunità è quantità di PC su quantità di rose. Ok? Perché sto guardando le quantità. Perché sto mentalmente rigirando quell'equazione che abbiamo imparato a conoscere quando guardiamo a un grafico dell'economia politica. YX, Y uguale qualcosa che moltiplica X, prezzo uguale qualcosa che moltiplica la quantità. Ok? Quindi quando abbiamo a che fare con le quantità, fate attenzione a che cosa dovete guardare. Ottenetevi in mente la definizione,
quanti computer devo buttare per, ok? Il libro lo dice in maniera più carina, a quanti computer devo rinunciare, perché non è che li butto proprio. Però il concetto da tenere in mente è: rinuncio a qualcosa, ottengo qualcos'altro. E questo è il costo opportunità delle rose, perché sto producendo rose quando rinuncio a computer e ottengo rose. Ok? Dov'è lei? Ok? Ci siamo? Ok. L'esempio è... Si intende dove è esposto il fattore di produzione, bravo, e proprio a questo andiamo a parare ora. Mi fa vedere l'orologio? Quanto tempo ho? E quanto? A che ora finisce la lezione? Finisce a mezzogiorno, a mezzogiorno e mezza. Ma ho iniziato in ritardo, è proprio 10.45. No, ma è 10.45 e mezzogiorno e quarto. Quindi è un'ora e mezza. Non è un'ora e tre quarti. Vabbè. Ho 5 minuti. Allora, in 5 minuti, ragazzi, vi lascio una preview di quello che vediamo domani. Siccome non avete altri esoneri, quello che... Chi? Che ci avete? Ah, difficile. No, non è difficile. Io vi dico che cosa mi piacerebbe, cioè, oddio, che cosa lo studente modello dovrebbe fare. Poi... Se lo fate oggi o lo fate fra 8 giorni, sempre studenti modello siete per me. L'idea è che io adesso vi dico 2-3 concetti a cui dovreste arrivare domani, quindi stasera guardando il libro, volevo dire questa cosa qui, sì, ma questa è una fesseria, l'ho capita perché ho vista l'economia politica e quindi domani posso semplicemente sintetizzarla la cosa. Allora, l'idea è questa, che noi appunto generalizziamo quanto detto, per quanto sia possibile generalizzare in un modello molto semplice, e abbiamo appunto due beni prodotti, il libro che cosa usa? Uno tende sempre a dimenticare questi esempi perché sono veramente brutti, però poi quando li vede... ritorna tutto in mente. Vino e formaggio. Dice, no. E un fattore di produzione. Un fattore di produzione, il lavoro. L indicato dal libro. Dopodiché il libro vi dice: guarda che per produrre in un paese A 1 chilo di formaggio hai bisogno di un'ora, per produrre 1 litro di vino hai bisogno di 2 ore. O generalmente per produrre 1 chilo di formaggio la quantità di lavoro che devo impiegare la indico con A. LF. Il libro la indica con ALF. La quantità che devo impiegare di lavoro per ottenere 1 litro di vino la indico con ALV. Sono medici?
Che ha detto? Pedici, sì, sono pedici. E la quantità totale di lavoro è pari a un generico L. Allora, quello che lo studente modello si guarda a casa è quanto posso produrre al massimo di vino, e chiaramente quanto posso produrre al massimo di formaggio. Qual è la mia frontiera delle opportunità produttive e qual è il vincolo di bilancio dettato dalla produzione. Perché lo potete fare? Perché sono concetti che avete già visto in economia politica. Quindi dovete fare quello che avete fatto in economia politica. Niente di più. Ci vediamo domani alla stessa ora e vi faccio sapere a che ora saranno